Al comunale di Castelnuovo Vomano, Montorri 88 e Ortona si affrontano per aggiudicarsi la promozione nell'eccellenza 2022-2023. I gialloneri di mister De Eugenio vogliono tornare nella massima serie regionale, a 4 anni di distanza dall'ultima volta. Più lunga l'assenza ortonese, addirittura 15 anni senza l'eccellenza. Si gioca dinanzi al pubblico delle grandi occasioni. Fischia il signor Luca di Monte Odorizio di Vasto, coadiuvato da Domenico Colonna di Vasto e Steven Terrenzi di Pescara. Parte forte l'Ortona, che non riesce però a trovare la zampata vincente su un corner battuto al centro da Dragani. Al 25esimo, ghiotta occasione per gli ospiti. Ndiaye, pescato sul filo del fuorigioco da Dragani, si fa ipnotizzare da Bruno e cestina così. Da quel momento in poi sale in cattedra il Montorri e si rende pericoloso, prima con la conclusione di Mosca. Il pallone rimbalza nei pressi di Pelusi, che deve allungare in corner, e poi con Davide Di Sante, che ci prova dal limite, ma la palla non si abbassa. Stessa sorte ottiene la conclusione di Dragani, che chiude il primo tempo sullo 0-0. La ripresa si apre con la rete che spiana la strada all'Ortona. Dopo 19 secondi, Ibra Ndiaye, servito in profondità, batte Bruno per il gol dell'ex e dello 0-1. Il Montorio subisce il colpo, ma al 23esimo conta a terra Di Silvestre sulla linea di porta e per il signor Luca di Monte Odorizio di Vasto è rigore e conseguente espulsione per il numero 7 ortonese. Dal dischetto si presenta a mano il Di Sante. Incrocia, Pelusi intuisce, ma non può nulla. Sembra fatta per il Montorrio, ma al 32esimo Bruno calcola male i tempi dell'uscita e colpisce Di Donato al volto, secondo penalty della giornata, stavolta per gli ospiti. Ndiaye dal dischetto spiazza Bruno e fa doppietta. Il Montorrio va in bambola e al 42esimo subisce il tris. Dragani presta Fidanza, recupera la sfera e dal limite fa partire un destro preciso, che sfiora il palo e batte Bruno, portando l'Ortona in paradiso. Dopo 5 minuti di recupero i gialloverdi festeggiano il ritorno in eccellenza dopo 15 anni. Beffa per il Montorrio, che dovrà riposarsi e preparare il quinto anno consecutivo di promozione. Mister Paolo Savini, un miracolo l'ennesimo. L'ennesimo miracolo, devo ringraziare la squadra, veramente competitiva, veramente di ragazzi eccezionali. Voglio ringraziare lo staff con Fabio Perazzetti e Fabio Lepre, la società che ci ha permesso questo. Ma noi abbiamo fatto veramente un'impresa che rimarrà nella storia, è del calcio abruzzese, è di Ortona come città. Mister, devo fare una battuta perché un collega mi ha mandato un messaggio importante, senza offese. È tornato il baffo, mi ha scritto. È tornato il baffo, dopo 20 anni che ho vinto il titolo italiano, 50 anni di calcio, sono sempre qua, a 66 anni e vinco ancora. Quando l'ha capito, mister? Da subito, perché sapevo, conoscevo il giocatore, sapevo che cacchio avevo in mano, sapevo che avevo un giocattolo forte, ma solamente da mettere nelle condizioni giuste per far bene, l'ho fatto, siamo riusciti ad arrivare a questo grandissimo risultato. Congratulazioni mister, ci vediamo in eccellenza. Grazie, ciao. Paolo Savini, ora ovviamente attendiamo anche le parole degli altri protagonisti, dovrebbe esserci Di Francia in diretta sempre, su Rete 8, Di Francia. Tanta sportività, una battaglia sportiva, l'avete giocata come meglio potevate, però adesso l'abbraccio, l'applauso con gli avversari, una bella immagine. No, quello dovrebbe essere tutte le domeniche, non solo alla fine di un campionato, insomma. Dispiace perché comunque ce l'abbiamo messa tutta, ma 40 giorni dopo la fine del campionato abbiamo fatto tanta fatica, ma meritavamo di salire anche noi, come lo meritano loro, del giusto che festeggiano. Oggi è successo? Forse un po' troppa, un po' Io ho visto tanta stanchezza, no, tanta anche, pesantezza. Anche prima ho detto con Mariano Marini, ho visto un po' di sufficienza, ma forse non è stata la parola giusta. Sufficienza magari, però... E me ne scuso con sì, voi. No, però poca lucidità nelle scelte, lucidi, soprattutto. Bene, sì, poco lucidi, un po' sulle gambe. Però parliamo pure del 12 di giugno, quindi veniamo a 10 mesi. Dispiace tantissimo. E... Posso parlare di ripartenza sì. Per il prossimo sì. Anno? Non so quale potrebbe essere il termine più giusto. Ovviamente no, si riparte da una delusione, però? Da una delusione, ma da un gruppo che comunque che è arrivato fino a questa battaglia. Io penso che la squadra nostra era, se non la più forte, tra le prime tanti tre. Tanti dicono la più forte. Tanti sì. E spesso non siamo stati manco al 100% come oggi, senza Mauti, ma durante l'anno ne abbiamo potuti tantissime, ma quello fa parte del gioco, quindi è andata così e ci dispiace tanto, però è giusto dare la mano agli avversari e ammettere anche... E questo è davvero un bel messaggio. Grazie a Di Francia, a che ci riproverà sicuramente col passare del tempo. Vuole venire Perazzetti? Viene Perazzetti, insomma con il mister ho detto un'impresa, anche e soprattutto sotto l'aspetto fisico, perché Di Francia poco fa diceva
Insomma, il 12 giugno veniamo da tantissime partite, anche lo stress mentale e fisico ovviamente può fare la differenza. Nel senso, i ragazzi sono stati eccezionali, non ho più la voce, scusate, però penso che l'arma in più è stata proprio il gruppo, nel senso che l'ha cercata e l'ha voluta questa vittoria del campionato. E l'abbiamo preso coscienza, secondo me, a 4 giornate alla fine, quando abbiamo perso 5 ragazzi per il Covid, altrimenti abbiamo fatto un recupero di 14 punti alla prima, che era il Fosso Ceso. Noi l'11-18 gennaio eravamo 11esimi in classifica, quindi è solo... ma non se l'aspettava nessuno, o sbaglio, forse solo mister Savini? Secondo me ce l'aspettavamo soltanto noi come staff e squadra, perché nessuno credeva nell'Ortona. Penso che il Montorio sia un organico, non è che devo... nei play-off, sia nel girone del Montorio che nel vostro, abbiamo visto tante belle partite, sì, e tanti bei giocatori che avrebbero meritato l'eccellenza a prescindere. Certo. Un gol meraviglioso, hai messo la firma definitiva su una categoria, secondo me, che ti appartiene di diritto. Poi il resto lo devi aggiungere tu, ovviamente. Grazie mille tanto per i complimenti per il gol. Non lo so se era merito, ma abbiamo lottato, ho lottato tanto, la squadra della mia città, quindi l'abbiamo messa tutta fino alla fine. Il Montorio è una signora squadra, ma comunque sappiamo bene che eravamo due squadre di livello, se no non siamo arrivati in finale tutte e due. Ma soprattutto da evidenziare a livello mentale, quell'1-1, quel calcio di rigore un po' contestato che vi poteva mettere in difficoltà sotto l'aspetto mentale, invece poi siete ripartiti alla grande, massima concentrazione. E addirittura avete chiuso in bellezza, non solo per il gol, ma per avere arrotondato il punteggio. No, guarda, in questi anni, in questa annata, nei momenti di difficoltà abbiamo sempre tirato fuori tanto. Sarà che comunque siamo una squadra, diciamo, per il calcio, avanti un po' con l'età, una squadra molto esperta. Quindi nei momenti di difficoltà ci riusciamo a far forza e a forse a tirare anche il meglio di noi stessi. E oggi è andata molto bene, sono contento per il gol. Di nuovo complimenti al Montorio. L'anno prossimo che fai? Domanda scontata, banale. Allora diciamo che vado per i 37. Vabbè, però mi sento ancora bene. In Serie A c'è qualcuno che a 40 vince gli scudetti. Mi sento, no? Ancora bene, sicuramente penso che rimarrò. Ortona, insomma, poi forse la firma decisiva l'hai messa sul terzo gol, non sul contratto, però il messaggio l'hai lanciato alla grande. Chiaro, volevo fare solo un ultimo appunto, un ringraziamento a tutte le persone, tutti i tifosi che oggi sono stati numerissimi da Ortona, li ringraziamo di cuore e grazie. Perfetto. A voi.